per allenare il tuo centro. Come fare per capire se sto attivando il pavimento pelvico e i muscoli del centro del corpo? Non è così automatico, però con un po' di allenamento riuscirai a migliorare la tua sensibilità. Quindi proviamo a sdraiarci a pancia in su con i piedi appoggiati a terra. Prima di tutto cerca di sistemarti in neutro, sentendo che la schiena non è né completamente aderente a terra né inarcata, ma in una posizione naturale nella quale l'osso pubico e le creste iliache sono più o meno sullo stesso piano e sentiamo che c'è il tratto lombare leggermente rialzato come naturalmente deve essere. Apri le spalle e inizia a concentrare l'attenzione sul tuo respiro, sentendo che ogni volta che butti fuori l'aria percepisci maggiormente le piante dei piedi, l'appoggio dei piedi sul pavimento. Inspira dal naso, espira dalla bocca. Ogni volta che inspiri la tua schiena si allunga. Ogni volta che espiri immagina il perineo e il diaframma che vogliono venire l'uno verso l'altro per poi ritornare alla posizione originaria quando inspiriamo. Quando espiriamo il perineo e il diaframma vengono l'uno verso l'altro ed inspirando si ritorna. Se fai fatica a pensare a questo trucchetto, immagina che il tuo osso pubico, l'osso sacro e i due ischi disegnino una croce e ogni volta che buttiamo fuori l'aria questa croce alla base del busto si rimpicciolisce e viene risucchiata in direzione dell'ombelico per poi ritornare ad allargarsi quando inspiriamo. Quando buttiamo fuori l'aria la croce si rimpicciolisce e viene risucchiata, inspirando rilassiamo. Espirando risucchiamo e rimpiccioliamo la croce, inspirando rilassiamo. E possiamo usare questo trucchetto in qualsiasi momento. All'inizio è meglio fare esercizi semplici da abbinare a questo trucco in modo tale da far diventare automatico l'attivazione dei muscoli pelvici. Poi in seguito ci renderemo conto che verrà più semplice fare gli esercizi nel momento in cui attiviamo e quindi sarà anche più facile poi fare tutto il resto, anche esercizi più complessi. Per esempio in upper contraction rimpicciolisco prima la croce, questo dà la spinta per arrotondarci con la schiena senza spingerci dal collo, sentendo invece che l'energia e la forza arriva dal centro e sentiamo che la croce si allarga mentre con controllo la schiena scende a terra. Rimpiccioliamo la croce risucchiandola verso l'interno e rilasciamola. E voilà! Questo era il trucchetto e la pillola del giorno. Fammi sapere se l'hai trovata utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS, se trovi i miei video utili e interessanti, ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanellina per restare aggiornata e mettere un mi piace. E se vuoi provare qualcosa di più, vai su ericapilates.com, clicca su risorse gratuite e prova una delle risorse gratuite a disposizione per iniziare a praticare Pilates a casa tua quando vuoi.